Ciao a tutti, volevo fare una rapida carrellata sulle ultime uscite di Independent Legions e vederle insieme a voi in attesa magari di un video che faremo tra un paio di settimane insieme all'amico Cristiano Saccoccia per parlarne un po' insieme e approfondirle. Quindi partiamo da Il suo sorriso espanderà l'universo di Gwendoline Keist. Qui vedete l'edizione copertina rigida. Questo è un libro che ho già consigliato moltissime volte. Parliamo di una delle antologie di racconti horror e dark fantasy che più mi hanno entusiasmato quando l'ho letta in inglese, quindi non potevo mancare di proporvela anche a voi. Considerate che è un libro davvero adatto a tutti, vi può mostrare, ecco, quelli che sono i nuovi orizzonti della narrativa dark, dark fantasy e horror. Quindi il mio consiglio personale è di provare questa nuova autrice che da noi avete letto solamente tramite un racconto sulla rivista Molotov Magazine. Quindi consiglio per i veri appassionati e chi vuole scoprire qualcosa di davvero nuovo. Di questa antologia di racconti, I figli del buio, ve ne ho parlato già diverse volte, anche perché si tratta di un progetto speciale, non commerciale, in questo caso un'antologia di racconti di grandi autori italiani e internazionali. Qui vedete una sfilza di 34 nomi molto importanti. Questa antologia serve a qualcosa di importante, praticamente il 100% dei ricavi di questo bellissimo volume, qui potete ammirare, quindi sempre una edizione a tiratura limitata, copie numerate, e 100% dei ricavi è destinato all'assistenza umanitaria per i bambini ucraini. Questo lo trovate sullo store Independent Legion e da nessun'altra parte. Invece l'opera della Kais la trovate sia sullo store Independent Legion sia su Amazon. Andiamo avanti. Come vi dicevo, è giusto una carrellata. Qui ho un qualcosa di molto pesante in tutti i sensi. Il romanzo Il tour di mezzanotte di Richard Layman, 700 pagine, è stato un grosso lavoro nel potervi proporre il terzo volume della celebre serie Cronache della Casa della Bestia di Layman, di cui sono già stati pubblicati in italiano i primi due titoli, di cui uno dalla mia casa editrice Independent Legions, col titolo Il ritorno della bestia, e il primo La Casa della Bestia, che trovate nel mercato dell'usato. Questo è, diciamo, il più possente, diciamo, di questa serie molto interessante, in cui vedremo che questa famosa Casa della Bestia, come già avrete letto nei precedenti volumi della serie, come sia diventata anche un luogo, no, di visita, commerciale quasi, no, per vedere un po' se davvero esiste questo essere, questa creatura. Beh, qui il tour si farà a mezzanotte, solo per poche persone. E qui, insomma, per chi ama Raymond, direi che è un libro veramente imperdibile. Vado avanti. Questo è uno dei libri, a mio avviso, più belli mai pubblicati dalla mia casa editrice per quanto riguarda il genere horror. Romanzo Viscere Nere, The Shaft, di David J. Scott. Questo è veramente una meraviglia. Qui vedete anche l'edizione, anche questa in tiratura limitata, copie numerate. Che dire? Qui abbiamo forse il massimo per quello che è almeno il mio gusto, poi spero possa incontrare anche il vostro, dell'interpretazione del genere. C'è il lirismo, c'è il pulp, il divertimento, c'è una completezza da parte dell'autore veramente incredibile. Questo, se non l'avete preso, vi consiglio, insomma, di provarlo, perché è veramente qualcosa di speciale. Dopo aver letto questo, tutto il resto, insomma, sarà sotto esame, ecco, mettiamola così, Viscere Nere di Scoop. Un'altra edizione cartonata di un autore italiano. Questa è un libro già uscito, ma chiaramente essendo andato fuori produzione, ho pensato bene, chiaramente insieme a Nicola Lombardi, l'autore, di riproporlo, perché è uno dei titoli migliori per quanto riguarda la narrativa horror italiana, che è stato anche tradotto in inglese, La cisterna di Nicola Lombardi, che trovate anche in edizione
con copertina flessibile su Amazon, anche questo sullo Story Independent Legions. Date un'occhiata a questo libro perché veramente, sì, horror, distopia, insomma, veramente la storia è molto bella. Ma come vi dicevo, poi tutti questi titoli, queste nuove uscite, vediamo un po' se riesco a fare un qualcosa di gruppo qua, perché queste sono abbastanza, tutte abbastanza recenti. Ve ne parlerò insieme a Cristiano Saccoccia in una diretta, magari per rispondere a vostre domande, curiosità e quant'altro, quindi le approfondiremo. Magari metto insieme anche questa per la nuova uscita, che è abbastanza recente, che è la graphic novel L'abitatore del lago. Ebbene, signori, questa è un'opera con cui mi hanno onorato con un Bram Stoker Award un mese fa. Per la prima volta un fumetto italiano ha vinto quello che è il premio più importante, almeno per il genere horror e da fantasy, premio che condivido con co-sceneggiatore e illustratore Stefano Cardoselli. Questa è l'edizione italiana, limitata, copie numerate, che trovate sullo Story Independent Legions. Anche di questo ci sarebbe necessità di parlarne di più, perché un fumetto italiano che riesce, insomma, a vincere contro le grandi major, con le grandi case editrici statunitensi, da DC Comics a mostri sacri come Grant Morrison, insomma, non se ne è parlato molto qui in Italia, sarebbe il caso, insomma, no? Se no facciamo noi, faremo un video anche con Stefano e vi racconteremo insieme come abbiamo creato questo adattamento dal celebre racconto di Ramsey Campbell, che trovate anche qui una sua introduzione proprio all'opera. Però magari per fare questo video con Stefano aspettavamo di ricevere la famosa casa infestata, il Bram Stoker Award, che potrò mettere insieme alle altre due. Così per fare una bella triade, ma ripeto, farò un unboxing, quindi quando mi arriverà la terza casa infestata per questo fumetto, vi metto un video per mostrarvela, quindi la vedremo insieme per la prima volta e magari con Stefano, insomma, col contributo di Stefano e parlarvene insieme. Che altro dirvi per quello che riguarda le prossime uscite? Qui sono in veste di autore. Ci sarà il sequel di questa novella, Vessel, quindi che sarà una serie di novelle con il mio protagonista, lo sfregiato, no? E quindi ambientata nell'ambito delle prime crociate o da quelle parti. Ci sarà quindi un'uscita verso la fine del mese, sempre in edizione numerata, tiratura limitata e quant'altro, sempre con le illustrazioni che qui vedete di Stefano Cardoselli. Quindi per chi piace il pulp in Terra Santa, questo potrebbe fare al vostro caso. Quindi sto finendo di lavorarci, a fine mese avrete il secondo volume di questa serie, quindi Vessel, in questo caso Tafur Armageddon. Poi, insieme al nuovo Vessel, uscirà anche il nuovo numero di Molotov Magazine, questo è il boom uscito in precedenza, il terzo numero. Sempre molto ricco, come vedete, per chi non conosce questa rivista, ci saranno grandissimi nomi internazionali, fumetti, ne vedete di tutti i colori. Quindi il numero 4 è già preordinabile sullo Store Independent Legions. Quindi abbiamo tante cose da condividere per quest'estate, almeno per quanto riguarda il lato orrorifico, ma in senso buono, perché di questi tempi di horror vero e di diversa natura ne abbiamo pure troppo. Quindi un caro saluto da parte mia, amici, appassionati, esacerbati da questi generi fantastici. Ci vedremo in video, in diretta, per presentarvi un po' meglio queste opere di cui vi ho mostrato giusto una veloce carrellata. Magari avremo anche Vessel, quindi vi racconterò anche meglio di quello che sta tirando fuori il mio alter ego Cale Battiago, lì, sempre dalle parti. Da Acri in poi a Cesarea, insomma, ci sarà un bel viaggio e anche qualche sorpresa sui nuovi e sui vecchi personaggi. Ciao a tutti e buone letture come sempre.